prima all'inizio del collegamento che il nostro prossimo ospite ce l'avete abbastanza chiesto. Noi siamo riusciti a metterci in contatto e apriamo le nostre linee telefoniche perché abbiamo il piacere di dare il ben ritrovato a Luciano Darallo. Ciao mister, come stai? Buongiorno Mario, buongiorno a tutti. Ciao, Bene. ciao, ciao Luciano. Ciao Luciano, ti hanno chiesto Ciao in ragazzi. massa e c'è stata quasi una petizione popolare per te, per Per risentire picchiarmi, per le tue analisi. risentirti, sì. Ti chiedo proprio, ne hai vissuti tanti, no? Di portieri da allenare anche nei settori giovanili. Cosa significa per un portiere che negli ultimi tempi ha giocato poco? Perché tra le amichevoli, questa oretta a Torino, rimettere il chip ed essere consapevole che ora tocca a lui fare almeno 3 partite. Che lavoro si fa sotto il profilo mentale? A dare una certa tranquillità al ragazzo, la prima cosa. Ha già giocato un campionato. 3 anni, forse per un mese non è il titolare più giovane della Serie A. Province Turati, Monza, perché è nato a settembre. Aprile è nato invece. Non sentiamo benissimo. E gli altri portieri più giovani. Luciano, Sono se titolari. puoi avvicinarti un po' al telefono, spostarti un po' perché sentiamo un po' a intermittenza. Tolgo gli auricolari, può darsi che si sente Sì, meglio. ora molto meglio. Grazie, grazie. Ne dobbiamo sostituire allora sugli auricolari. Allora, praticamente dicevo che Caprile per un mese non è il portiere più giovane della Serie A. Parlo da titolare ovviamente perché adesso diventerà titolare causa l'infortunio di Alex. Turati invece sta comunque il portiere più giovane tra chi gioca, nato a settembre, l'altro è nato ad agosto. Quindi parliamo di ovviamente di esperienza, quindi ma parliamo di mancanza di vissuto, che è fondamentale perché una cosa è giocare in porta ad Empoli e una cosa è giocare al Maradona. Questa Beh, certo. è tanta tanta roba, perché ad Empoli tu giocherai, ti bombardano, ovviamente, avrai 4, 5, 6 tiri a partita sicuramente. A Napoli probabilmente si corre il rischio che un solo tiro e dovrai anche pur fare una bella parata se non vuoi prendere gol. Questo è il rischio più grosso. E poi parliamoci chiaro, a quei livelli qua. Soprattutto quando si parla del Napoli, avete visto il passaggio di Oliveira indietro, no? Sì, Parliamo di certo. elite, parliamo di alta classe e lui deve essere Ti pronto a avrei leggere. chiesto, approfitto per chiederti, te l'avrei chiesto dopo. Per te Sì. Caprile lì perde un tempo di gioco, si prende un rischio che deve evitare o ha fatto bene? Ma no, lui l'ha fatto un errore. Ha fatto Anche un per me. errore di sì, un errore istintivo. Vedi, Ciro, gli errori dei portieri sono spesso legati all'interpretazione della situazione. B, al suo studio. 3, di natura puramente tecnica. Qui si vede proprio che è la situazione che non legge, perché Oliveira con la postura biomeccanica, ma si legge che lui vuole fare un passaggio all'indietro. Solo chi non ha giocato può dire il contrario. Solo chi non ha giocato a calcio, ma si vede, fa il passaggio all'indietro e in più si apre a virgola, si dice, no? Mezzaluna, aspettando il rinvio di Caprile per poi risalire con la linea difensiva. Una lettura semplicissima, ma chi ha giocato a calcio lo legge, io l'ho letto dalla TV, immaginate chi sta in campo, legge molto meglio di me, no? E invece, Luciano, a proposito di Ma Meretta, sì. scusami, un passaggio indirizzato a Caprile, a me è sembrato un passaggio indirizzato a Buongiorno nel cortocircuito. No, 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 perché Come? lui chiude l'interno del piede, perché sennò avrebbe dovuto A me è sembrato uno aprire stop che vuole appoggiandoci su Buongiorno a fianco a l'indietro. lui. No, avrebbe fatto un errore gravissimo appoggiandosi su Buongiorno. Io non l'avrei, secondo me non gli è passato neanche per la testa dare la palla a Buongiorno, perché Buongiorno c'ha il Juventino dietro, c'ha l'attaccante dietro, avrebbe mai corso questo rischio. Lui è così intelligente, Oliveira. Parliamo di alta classe, Oliveira è molto tecnico, a volte non sembra nemmeno un terzino.
E quindi il buon Caprile deve abituarsi a vedere questi tipi di calciatori. Vedi, Ciro, c'è un'azione nel Real Madrid che è simile a quella del Napoli. E poi dopo te la posso girare, dove Roberto Carlos fa la stessa cosa di Olivetti, solo che Casillas rinvia. E il telecronista dice che solo a livelli si può vedere, leggere, percepire e anticipare un'azione di alta classe. E applaude il Bernabeu. C'è poco da fare. Poi l'ha messo anche Caprile, no? che ci è andata bene, diciamo. Vabbè, sì, a questo punto sì. E invece Luciano, su Meret, normalmente gli infortuni ai portieri, soprattutto quando stanno bene, sono in un buon momento, possono rappresentare un rischio perché spezzano un po' quel ritmo, quella tensione positiva. Visto che per Meret a Napoli non è mai facile, è sempre tutto un po' più pesante, tutto un po' più complicato, ti chiedo, secondo te, come valuti questo infortunio anche nella tempistica? C'è la sosta, c'è il rischio che Meret possa perdere quello stato di grazia che stava vivendo? No, anche quando praticamente c'era qualche errore, no? L'anno scorso, lui non... ma i portieri a quei livelli hanno la bravura di vivere il presente, perché se non vivi il presente, nel momento presente, a quei livelli non ci giochi mai. Se tu pensi sempre all'errore che è successo 5 minuti prima o la partita prima, non arrivi da nessuna parte. Ogni errore poi si allena partendo dai concetti di gioco, che ovviamente un allenatore desidererebbe dai suoi calciatori. Il Meret degli ultimi tempi è un grande Alex, lui adesso ha questo infortunio ma dovuto a una parata, diciamo così, mancata. Se avete visto sulla spizzata, lui va a vuoto perché viene anticipato dal nostro difensore. Quella lì è successo il fattaccio, praticamente poi si è rialzato, si è vista la smorfia e lui si mette la mano sulla struttura. E infatti io, vedendo la partita, ho detto fuori Alex, il mio nipotino che sta 11 anni gioca a calcio, ho detto ma che fai umaga? E ho detto guarda la smorfia quando si è rialzata, hanno fatto vedere gli highlight, dopo guarda si è fatto male. E ma succede, può succedere. Anche perché lì parliamo di ragazzi, parliamo di millisecondi, quindi è facile subire un infortunio di questo tipo qua quando vai a vuoto. Peccato. Anche perché c'era sulla palla, capita, può succedere. Mentre sì. Invece adesso è la volta di Caprile, no? Sì. È il portiere forse, ripeto, uno dei più giovani, perché poi gli altri 2002, sia quello sia Tsutsugi sia Razan dell'Udinese, l'altro del Parma e Stankovic del Venezia, non giocano, stanno in panchina. Quindi domenica al Maradona vedremo i portieri più giovani della Serie A. Caprile contro Durati. In verità c'è una differenza abissale, perché il Monza, se non cambia portiere, non si salva. Il Monza deve cambiare subito portiere. Turati non è da squadra che bisogna salvarsi. Ha dimostrato già a Frosinone, a Udine, vi ricordate, quando non uscì? Sì, quel lancio lungo da 50 metri, insomma, quella è una palla che prendi, la blocchi, la partita finisce 0-0 e ti sei salvato. E a volte si dimenticano queste cose. Turati non è un portiere sicuramente che ti possa aiutare per salvare. Loro prima giocavano con Pizzignacco, che hanno preso alla Feralpi Salò. Che idea ti sei fatto? È un 2001, sì. E infatti a Monza ci sono polemiche su questo dualismo tra Pizzignacco e Turati. Secondo me, se il Monza vuole salvarsi, deve mettere... deve ritrovare Cragno di nuovo, perché mi pare che abbiano anche Cragno, no? Sì, hanno Cragno, sì, è infortunato. Quello bisogna recuperare dall'infortunio, se no devono prendere un portiere. Vabbè, magari dopo il Napoli, però, dai. da lunedì, ma facciamo giocare Turati. Magari sì, gioca in Coppa Italia stasera. Anche perché Caprile è molto più forte di Turati, ragazzi. Il Napoli ha un trio di portieri fortissimo, uno è Meret, l'altro è Caprile. L'altro non ve lo dico neanche perché
sapete tutti la storia di Nikita Kontinica Baronoschi, no? Scelto dal sottoscritto. Mi hai dato un assist, Luciano, perché volevo chiederti, ma poi non volevo andare. Io penso sia sprecato Contini come terzo portiere, proprio in assoluto, cioè, per l'età, per il tipo di calciatore che è. Cosa ne pensi? Infatti, è la sua dimensione oppure effettivamente è ancora in tempo per trovare una collocazione, ovviamente da titolare altrove, ma non in Serie A magari, ma, però. L'ultima volta che l'ho sentito Nikita non era contento, non l'ho sentito da qualche anno, un paio d'anni. Per queste cose, poi lui ha rinnovato, quando ci siamo risentiti era abbastanza contento, insomma, sia del rinnovo sia di migliorare sotto questo aspetto qua la sua esperienza. Tra l'altro, poteva andare proprio a Palermo, poteva andare proprio lì quest'estate. Io vi dico la verità, ai ragazzi che me lo chiedono, quando mi chiamano, dice mister, che facciamo? E dico, dovete guardare due cose: i soldini, se il contratto è buono, perché a Napoli sicuramente avrà un buon contratto, oppure il vissuto, cioè giocare in Serie B e prendere molto di meno. Se non si riesce a sposare, certo, ovviamente, e quindi uno fa una scelta. Ritornando invece al discorso di Caprile, abbiamo anche la fortuna, insomma, che lui possa in queste tre partite dimostrare tutto il suo valore, che vi ripeto è diverso. Lui quando si muove sembra, non sembra nemmeno così alto quando si muove, perché non so se ci avete fatto caso, ha delle movenze da portiere dalla struttura inferiore, e poi ha un rapporto proattivo col suo ruolo, difende bene la porta, difende bene abbastanza bene lo spazio davanti alla porta, perché non ci dimentichiamo, il portiere non fa solo la parata, il portiere fa difesa della porta, difesa dello spazio e transizioni positive e negative. Questi tifosi lo dimenticano, il portiere bisogna vederlo su tutti gli aspetti, tutti i dettagli che sono fondamentali, insomma. Altra cosa, forse non so se l'avete letto, ma ho letto l'anno scorso, due anni fa o meglio, era il portiere che raccoglie i palloni in uscita dell'intera Serie B, quindi a quei livelli là usciva abbastanza bene. In Serie A è un po' piuttosto, è più difficile, e infatti qualche sciocchezza l'anno scorso l'ha fatto, no? Beh sì, all'inizio insomma sì, ho pagato forse anche un po'. Proprio nella gestione dello spazio dell'uscita. Bravo, perché questo succede? Lo spazio è sempre lo stesso, perché le dimensioni sono quelle, no? 5,50 è l'area del portiere per 18 e 32, quindi abbiamo una superficie sempre di 100 metri quadrati, l'appartamento di 4 mani in accesso. Quando c'era la volta, era una villa. Però che succede? La velocità della palla è molto più veloce. In serie B non calciano a 120 km all'ora. Luciano, a me piace parlare con te di portieri, bene, anche perché impariamo. Allora mi dai un assist, una curiosità. Allora, se tu hai detto noi in particolare. No, per come tu hai parlato di Caprile, mi fai capire, almeno secondo me che non sono un tecnico, che Caprile merita di giocare non solo queste tre partite, ma anche le altre. Allora io ti faccio un esempio, che è Davis Vasquez, che il Milan ha comprato l'anno scorso, poi ha prestato allo Sheffield, oggi è all'Empoli, sta facendo molto bene. Io credo che proprio a Empoli, dove era Caprile, Vasquez secondo me diventerà un portiere importante, anche se non è più giovanissimo, mi sembra che ha 25-26 anni. Allora ti chiedo, al di là di questo momento in cui Meret è infortunato, la dimensione giusta per Caprile resta fare il vice portiere a Napoli? Oggi? Personalmente, se fossi stato il papà di Caprile, è chiaro che non gliel'avrei suggerito, perché con Alex Meret sei sempre seduto. Lui ha avuto adesso la fortuna, perché lui ha usato, mi pare un aggettivo prima, meritare, è un verbo che a me non piace, perché per meritare vuol dire che devi dimostrare di essere anche più forte dell'altro. Sì. Purtroppo Caprile per lui non è più forte di Alex, che ne dicano la gente. Sì. Lui è un buon portiere. Avrebbe dovuto, secondo il mio punto di vista, fare
una buona esperienza in Serie A, avrebbe dovuto continuare a giocare, ma nel momento in cui Alex non si fa male, lui queste tre partite ne vedeva sempre dalla panchina. La cosa importante per un portiere è giocare, è il vissuto, è dalla partita che io riesco a individuare dove ti devo allenare, non è nell'allenamento, dove mancano fattori fondamentali, mancano i fattori psicologici, mancano i fattori emozionali, manca tutto l'atmosfera della partita. È dalla partita che riesco a percepire dove devo correggere il tiro nel senso dove devo migliorarti. Così che si fa. Ma dalla partita, se Alex non si fa male, lui la partita non la vedrà mai. Infatti questa è la adesso se è fatto occasione. Male giocherà, penso che noi arriveranno molto poco fuori area nostra, visto il livello delle squadre che dobbiamo incontrare. Io ingrosso le dita, me lo auguro. Sia mai, no? Esatto. Ma come stiamo giocando difficilmente, certo. Però guarda che Meret è stato decisivo col Parma, col Cagliari, partite che teoricamente non dovevano essere così impegnative per i portieri. Non avevamo completato la rosa, non c'era ancora il pensiero divergente di Conte. Per pensiero divergente intendo anche la creatività che Conte ha messo in questa squadra, no? Ha messo dei giocatori top player. Nessuno poteva mai immaginare che Napoli facesse una campagna acquisti brillante.